Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi è sabato 18 novembre e stamattina sono andata a fare un poco di spesa. Allora ho pensato di farvi vedere cosa ho acquistato. Sono andata all'MD, questo è lo scontrino, ho pagato 25,78 € con il cuscino che mi hanno fatto pagare a 1,50 € perché ho speso un po' più di 20 €. Allora, ho acquistato due rotoli di questa base per pizza della Cabianca che in offerta è venuta 99 centesimi a confezione. Ce n'è 400 grammi, quindi viene una bella pizza, bella pesante, anche perché poi comunque io ovviamente ci metto il pomodoro, ci metto la mozzarella e magari wurstel, prosciutto, insomma quello che mi va di mangiare. Ha una scadenza sui 20 giorni più o meno, quindi si tiene in frigo, vediamo quando scade. Questa io ve la consiglio perché comunque se vi piace il gusto ovviamente viene bella croccante. Ecco, scade il 7 dicembre. Quindi io la tengo in frigo e quando ne ho voglia mi faccio questa pizzetta qui. Viene molto buona e 400 grammi sono un bel po' perché poi con l'aggiunta degli ingredienti andiamo ad aumentare. Poi ho preso tre buste di latte, ecco qui la terza. Questo latte che si trova appunto da MD, latte intero da 1 litro, e questo senza offerta viene 69 centesimi a brick, quindi tutto l'anno hanno questa offerta, sì, questo prezzo qui. Poi ho preso questo, se avete visto i miei video precedenti, io vado matta, questo è il kebab di pollo dell'Aia. Per un totale di 350 grammi e mi è venuto in offerta 2,99 euro. Poi ho preso un pacco di fusilli da 1 chilo, la marca è Zimarii, questa è una marca appunto che si trova all'Eurospin, è ottima come pasta e senza offerta è venuta 65 centesimi. Poi tre confezioni di mortadella affettata, eccola qui, 120 grammi, questa in offerta è venuta 59 centesimi a confezione, quindi comunque buonissima. Poi il petto di pollo affettato, 400 grammi, questo è pollo italiano, importante, questo 400 grammi mi è venuto 3,29 € in offerta, sì. Poi le salsicce XXL dell'Aia sono 450 grammi e queste mi sono venute, salsicce, eccole qua, 2,99 € anche queste in offerta. Poi 1 chilo di spaghetti e questo formato qui, sempre della Zimarii, era in offerta a 49 centesimi. Poi ho preso questa bustina di mozzarella, all'interno ce ne sono due da 125 grammi, era in offerta e mi è venuta 89 centesimi. Poi vabbè, ho preso una baguette che come normale si è spezzata in due, perché comunque sono andata a piedi, quindi portando i sacchetti a mano l'ho spaccata, 39 centesimi ed è 200 grammi mi sembra, sì, di baguette. Poi ho preso l'hamburger scottona, questo ne abbiamo 200 grammi per, vediamo la scottona dove sei, l'hamburger, non lo so, non lo vedo questo qui, allora questo qui non lo vedo. Scusatemi, vabbè, quindi non so quanto mi è venuto, però non capisco perché non lo trovo. Vabbè, comunque io vi ho messo praticamente, eccolo qua, burger, 200 grammi, 2,49 euro. Perfetto. Poi 350 grammi di carne macinata e mista per ragù. Questa mi è venuta, carne macinata,
Come me la porterà qua sta carne macinata? Non lo so. Ok, macinata mista, 2,99 euro. I funghi champignon, questa volta li ho presi freschi anziché secchi, e questi mi sono venuti in offerta 1,29 euro, mezzo chilo. E poi abbiamo finito, ecco qui, e per concludere mi hanno dato questo bellissimo cuscino, io l'ho preso blu ma c'era in quattro colori. A 1,50 euro, proprio perché ho speso poco più di 20 euro. Quindi, ragazze, se volete approfittare, perché comunque mi sembra che questa offerta qui è iniziata giovedì 16, quindi se ne avete voglia potete andarci, perché comunque almeno 10 giorni durano comunque le offerte, quindi potete approfittare se ne avete voglia. Grazie per aver visto questo video, ringrazio tutti gli iscritti, ringrazio anche tutte le persone che comunque hanno visto il mio video ma che non si sono iscritti, sperando in una loro iscrizione. E saluto tutti, tutte le persone che mi commentano, insomma tutti quelli che visualizzano i miei video, e vi ringrazio tanto. Buon sabato a tutti. Ciao ciao.